Questa sera ci occuperemo del sole. Certamente parlare del sole in estate può sembrare non una novità, sicuramente. Però come negare, no? Il piacere di esporre la propria pelle al sole appena arrivano i primi raggi. Però sicuramente ci sono anche delle cose molto importanti che dobbiamo sapere perché sia una fonte di vitamine e non una fonte di qualcosa che ci possa fare del male. Il primo a parlare di elioterapia, cioè di terapia con la cura del sole, fu Antonino Sciascia e lui nel 1892, a un congresso che si svolse a Palermo, dette notizie di questo. Nell'anno successivo, nel 1893, fu proprio Niels Finsen che con degli studi fatti sull'applicazione del sole, sulle lesioni causate dal vaiolo sulla pelle, vinse addirittura il premio Nobel. Ma nel 1903. Nel 1956, infine, una suora, qui viene detto proprio sorella Ward, perché all'epoca erano le suore a occuparsi, no, degli ammalati, si rese conto che mettere dei bambini vicino alla finestra creava una guarigione migliore, cioè nel senso che i bambini a volte sono gialli per via dell'ittero, messi all'esposizione solare miglioravano nettamente. Diciamo che la luce terrestre, noi così come la vediamo bianca, però le proporzioni ci dicono che solo il 37% della luce è visibile, il 3% è formata di raggi ultravioletti, il restante 60% è formata da raggi infrarossi. In particolare quegli ultravioletti li distinguiamo in ultravioletti di tipo A e ultravioletti di tipo B. Tutti noi sappiamo che, che entrambi creano dell'abbronzatura o delle scottature e forse ne facciamo le spese proprio appena arriva l'estate. Per i fanatici della tintarella a volte si fanno delle maratone che in realtà fanno proprio male alla salute. Quindi tutti noi dobbiamo stare attenti secondo il nostro fototipo di pelle, quindi io non ho la carnagione bianca, magari ho una resistenza migliore. Persone che hanno la pelle molto chiara devono cominciare da esposizioni molto piccole, cioè da 5 minuti. E comunque il sole, quello che fa bene, è quello che si prende dalle 7:30 del mattino, massimo le 11, dopodiché sotto l'ombrellone con una protezione solare. Si può riprendere di nuovo il sole intorno alle 16:30-17, fino alle 7 di sera. Possiamo avere l'idea che non ci abbronziamo in fretta, ma in realtà non è così, perché quelli sono i momenti in cui noi prendiamo un sole buono. Se esageriamo con questo, succedono sicuramente degli episodi spiacevoli. Sì, le scottature, ma un invecchiamento molto precoce. Mai come adesso c'è il boom delle creme, no? Per mantenerci la pelle bella. Quando poi fare prevenzione, cioè non scottarsi, non diventare così neri, sicuramente ci aiuterebbe maggiormente. Ma l'esposizione al sole non crea solamente dei danni, fa anche molto bene. Allora io di questo che stasera vi vorrei parlare. Quindi la luce solare ha un effetto molto buono sulla psoriasi. Io per bontà non vi ho voluto pubblicare delle foto, però vi assicuro che chi ha questa patologia non è bello da vedere. Stessa cosa l'acne, stessa cosa l'eczema. Fa molto bene a una forma di benigna di cancro della pelle che è il mycosis fungoides e questo si presenta sempre sotto forma di eczema. Inoltre grazie alla vitamina D che viene diciamo prodotta in maniera abnorme grazie all'esposizione del sole le nostre ossa si rinforzano e quindi in questo periodo è molto difficile vedere bambini che si ammalano di rachitismo, però questo è stato un gran problema nel passato. Ma il sole non è soltanto la tintarella. Parlare di sole vuol dire parlare di luce e parlare di luce vuol dire parlare di vita. E della luce beneficiano non solo gli uomini, ma anche il pianeta Terra, gli abitanti, quindi gli animali e i fiori, i pesci, tutto quanto. E quindi io è su questo che vi parlerò, della luce e del buio.
perché è così in realtà che siamo stati fatti. Per chi crede o per chi non crede, le nostre giornate sono comunque scandite in due fasi, le fasi del giorno e le fasi della notte. E tutto questo mi permette di introdurvi a un concetto molto importante che non potrò approfondire, ma è quello della cronobiologia. Che cos'è? È lo studio dei tempi biologici, cioè la scienza che studia il bioritmo, cioè le fluttuazioni periodiche di funzioni e parametri biologici negli organismi viventi. Questi cicli sono noti appunto come ritmi biologici. Nello specifico l'uomo è un sistema complesso, scandito da vari ritmi, che è regolato da regolatori interni come il nucleo soprachiasmatico che è proprio dietro gli occhi e proprio per quello è molto sensibile alla luce. E dei regolatori esterni come l'alternarsi del giorno, della notte e delle stagioni. E a questo sono sensibili non soltanto gli uomini ma anche gli animali e le piante. La luce è anche regolatore del nostro umore. Quindi persone che non si espongono alla luce solare, al di là del sole, perché può essere anche una cattiva giornata, ma la luce è composta non soltanto da quello che vediamo, ma anche da ciò che non vediamo. E, la luce appunto è stata anche utilizzata per guarire persone con problemi di depressione o di depressione bipolare. Proprio perché proiettando questa luce attraverso la retina poteva la luce a sua volta ritrasmettersi su questo nucleo soprachiasmatico. Qui c'è un grafico che ci mostra ancora in maniera più chiara, l'ho lasciato in inglese in onore dei nostri amici tedeschi, sulla parte sinistra è tutto ciò che avviene alla luce e sulla parte destra è ciò che avviene durante la notte. Non ho il tempo di vedere ogni singola funzione, vediamo cosa succede al buio. In questo momento voglio occuparmi del buio. Vediamo che alle 21 la melatonina comincia la sua secrezione per poi smettere alle 7:30 del mattino. Questo è un fatto molto importante, poi vedremo come si espleta. Un altro dato molto importante è che alle 22:30 i movimenti intestinali verrebbero soppressi. Di fatto se noi mangiamo a quell'ora non ci viene un'indigestione, il nostro corpo digerisce tranquillamente. Quindi attraverso il concetto di cronobiologia voglio introdurvi anche al concetto di potenziale vitale, cioè io posso approfittare dei miei organi e sfruttarli facendoli lavorare a un momento che non è opportuno, lo faranno, però avrò un invecchiamento precoce. Per esempio potrò mangiare la sera sempre tardi e impedendo così all'intestino di riposarsi, perché tutto l'apparato digestivo durante la notte deve riposare. Ora lasciamo stare gli episodi estivi perché è così, parlo di chi normalmente questo diventa un modus vivendi e questo non va bene. Vediamo che poi riprenderebbero la mattina, quindi noi in quel momento dovremmo dare riposo al nostro corpo. Quindi tutti noi possiamo approfondire questo concetto e capire quali sono i ritmi del nostro corpo per dargli il giusto riposo, la giusta attività, perché voi vedete per esempio nel pomeriggio che la potenza muscolare alle 5 del pomeriggio è massima, è un buon momento per fare attività sportiva, è sbagliato farla di notte e ora spieghiamo anche perché. Quindi riprendiamo il percorso della melatonina. È secreta dalla ghiandola pineale ed è secreta grazie a un neurotrasmettitore, la serotonina. Se noi pratichiamo esercizio fisico e produciamo endorfine, queste ci aiutano a produrre ancora di più questo neurotrasmettitore che ci aiuterà in questa regolazione. Ma la cosa particolare, quindi non soltanto questo ma anche l'alimentazione, questo neurotrasmettitore non è contenuto negli alimenti, ma ci sono alimenti che favoriscono la produzione di questo neurotrasmettitore. Che succede? Che cosa c'è di particolare in tutto questo? Che questa ghiandola lavora solo di notte e in delle condizioni particolari. Quindi dalle 2 alle 4 del mattino, ma cosa dice? Che l'esposizione alla luce inibisce la produzione della melatonina. Quindi se passiamo la notte svegli o con le persiane aperte, perché potremmo anche essere nel nostro letto a riposare, ma la luce della strada entrare, noi disturbiamo questa produzione. È vero, poi possiamo comprarla la melatonina, però a rigor di logica non è la stessa cosa che il nostro corpo la produca o che la immettiamo sotto forma di capsule, no? Non voglio demonizzare queste, però voglio dire, se noi diamo il giusto riposo al nostro corpo, è importante, come dice anche, che regola anche l'attività sessuale, perché questa ghiandola ha molto a che fare con gli ormoni sessuali, quindi lavorano male anche loro, vengono secreti non in maniera regolata se noi non gli diamo, non lasciamo questa ghiandola lavorare bene di notte. Ora parliamo invece della mancanza della luce.
Tutti noi soffriamo di SDA, che cos'è? È un disordine affettivo stagionale, allora si, ovviamente in proporzioni variabili, questo dipende molto dalla luce, cioè d'inverno è molto più facile soffrire di questa cosa e si manifesta con questi sintomi che ho un attimino esposto qui, no? Disturbi emozionali, frequenza cardiaca superiore, ridotta immunità, stanchezza cronica, irritabilità. Quindi popolazioni che vivono in zone terrestri in cui per esempio ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio sono persone altamente a rischio, sappiamo anche che il tasso dei suicidi in quelle zone è alto, probabilmente non dipenderanno da motivi psicologici, ma la luce è un fattore molto importante, quindi essere esposti alla luce solare previene questa situazione, quindi tutti noi in inverno possiamo sentirci di malumore, no? Basta un raggio di sole e ci porta a stare bene. Mi piace molto queste citazioni che ho trovato. Il dottor Richard Wurtman, professore di endocrinologia, studia gli effetti della mancanza di luce sulla salute da più di 20 anni e afferma che la luce è un input ambientale più importante dopo i pasti come funzione di organo di controllo. Si è scoperto che tutti i colori dell'arcobaleno della luce solare sono importanti per il corpo umano. E il premio Nobel Albert Szent-Györgyi ha scoperto che molti ormoni ed enzimi hanno il proprio colore caratteristico e sono sensibili alla luce e la loro potenza e attività può essere alterata da colori specifici di luce, cioè la luce bianca, questa che noi vediamo bianca in realtà non contiene niente dello spettro della luce solare, quindi lavorare in ambienti, e io l'ho fatto per esempio in una palestra, io sono fisioterapista, che era interrata almeno uno come piano, aveva le pareti in vetro però satinate perché non dovevano essere visibili all'esterno e quindi io lavoravo buona parte della mia giornata alla presenza di luce bianca. Questo sicuramente non fa bene alla salute, ma non solo a me, diciamo a nessuno di noi. Quindi chi per lavoro è costretto a stare alla luce dell'ufficio sappia che deve bilanciare tutto questo con l'esposizione alla luce del sole, e se anche è inverno e non c'è il sole splendente, come abbiamo detto prima, non importa, perché il sole contiene già da solo, la luce contiene già da sola tutti gli spettri visibili e non visibili, quindi mettere le nostre mani o anche il nostro capo, anche solo 10 minuti al giorno, fa un gran bene. Mi piace molto all'estero come vengono trattati i bimbi. Avete mai visto quelle mamme che li portano fuori con la pioggia e con il vento? Noi in Italia siamo un po' più resti, no? A fare questo con i bambini. E vi lascio con un'ultima considerazione. I bambini sono quelli che soffrono di meno di depressione e di disturbi, non solo perché sono piccoli, ma perché trascorrono più di noi ore allo scoperto. Ho iniziato la mia presentazione, con questo veramente concludo, dicendo che il primo a scoprire l'importanza della luce solare fu Antonino Sciascia. In realtà non è così, mi manca il tempo questa sera, ma se noi approfondiamo il libro di Levitico e di Numeri, scopriamo che Dio aveva già detto agli israeliti una modalità per disinfettare i loro vestiti se fossero colpiti da muffe o quant'altro, dovevano lavarli e stenderli, ma noi sappiamo che erano nel deserto, no? E lì sotto quei raggi di quel sole, i raggi ultravioletti li avrebbero comunque disinfettati. Quindi chicche come queste la Bibbia è disseminata, ci manca il tempo di considerarle, ma sul potere della luce sicuramente se ne parla anche. Allora io vi auguro buona serata e buona continuazione.